Oggi parliamo di un simbolo importante per l'Italia, l'Alfa Romeo, la Giulietta Sprint. Auto che è stata prodotta dal 58 fino al 65. La prima versione erano di 60 cavalli, poi è stata potenziata e è arrivata a 80 cavalli. Attenzione, questa era un'auto di gran lusso, era un'auto importante, nonostante i 1300 centimetri cubi, era una vettura apprezzata da tutti e erano tantissimi gli attori, i cantanti che desideravano e hanno comprato questa macchina. Tra queste, Anna Magnani ha avuto questa vettura, ma non solo lei, anche Adriano Celentano ha avuto questa vettura. Quindi stiamo parlando di una vettura estremamente particolare. Devo dire di una linea ancora bellissima, perché è veramente magnifica da guardare, guardate che splendore, con degli interni estremamente raffinati e con questo posteriore che finiva con queste due codine veramente molto molto affascinanti. Vettura che andava di moda, ma che non è mai passata di moda, perché ancora oggi avere una vettura di questo genere costa molti soldi. Una volta forse il sacrificio era minore, però pensate, una caratteristica, molti degli attori, attrici, cantanti, così, a volte non la compravano neanche nuova, la compravano usata. Essere VIP forse significava anche questo, non doversi vantare troppo di quello che si aveva.